Buongiorno, buon dia, bienvenidos a todos, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento su Startup e Seed Innovation Talk, che è il format che l'Ambasciata d'Italia con la Fondazione Simbola ha pensato con la collaborazione sì, dei ministeri argentini di produzione e cancelleria per poter avviare un confronto fra autorità italiane e sia d'Argentina e fra imprese di entrambi i paesi su tematiche importanti per la collaborazione bilaterale in un momento chiaramente di stop alle missioni presenziali. Speriamo, insomma, ecco, che questi appuntamenti possano essere utili per poter, insomma, fare un po' di brainstorming su temi importanti, quello, ecco, delle start-up oggi, e che ci possa permettere in futuro di approfondire ulteriormente quella che è già l'importante collaborazione bilaterale esistente, insomma, ecco, fra i due paesi. Ma non prendo più tempo e attacchiamo subito con i saluti e passo dunque con la parola sia all'ambasciatore Manzo per una sua introduzione e a Edermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola, con cui abbiamo immaginato questa serie di appuntamenti e che ci ha assistito, insomma, a mettere in piedi ogni volta, devo dire, insomma, un parterre di grande interesse e con ospiti di rilievo, insomma, ecco, per gli scenari di entrambi i paesi. E do subito dunque la parola ai nostri due primi relatori. Prego, ambasciatore Manzo. Saluto i rappresentanti di ministeri di esteri e di produzione argentina e in particolare la sottosegretaria Apolito. Saluto naturalmente i partecipanti e gli oratori italiani ed argentini ed in particolare il presidente di Simbola, Ernesto Realacci. Siamo ormai al quarto Innovation Talk, un formato che abbiamo immaginato per un confronto su temi di interesse comune. Innovazione, ambiente, nuove tecnologie. Oggi parliamo di biomedicale e di spazio. Peraltro questo è un tema centrale. Italia e Argentina condividono la rete satellitare anticatastrofi, SIASGE. Grazie al forum Startup e Piccole e Medie Imprese fatto qui prima della pandemia, l'Italia infatti ha incluso l'Argentina tra i 10 paesi destinatari del Global Startup Program. È un programma che finanzia startup per italiani in incubatori stranieri. Ne abbiamo già selezionati due proprio nel settore medicale e ci sono poi naturalmente anche programmi per attrarre startup stranieri in Italia, come il programma Visto per Startup. Non posso non citare la collaborazione con l'Università di Buenos Aires, con Ubatec, con cui abbiamo lanciato nei giorni scorsi un concorso di idee sull'economia circolare e abbiamo ricevuto oltre 100 proposte. Beh, mi pare una buona base da cui partire anche nell'incontro di oggi, per il quale naturalmente auguro buon lavoro a tutti. Buongiorno, saluto tutti coloro che sono in collegamento e saluto anche l'ambasciatore Manzo, che so che fra un poco diventerà consulente diplomatico del ministro Cingolani, il ministro della transizione ecologica, e quindi potrà essere utile, diciamo, per continuare il ragionamento che anche oggi siamo chiamati a fare e anche, oltre a tanti altri compiti, per rinsaldare su questo terreno i rapporti fortissimi che ci sono fra Italia e Argentina, che sono legati anche a una vasta comunità italiana, peraltro, diciamo, rapporti confermati dall'origine piemontese di Papa Francesco, di Papa Bergoglio e da tante altre cose. Io stesso ho un cognato nato in Argentina, diciamo, di origine italiana. Il tema che siamo chiamati oggi ad affrontare è un tema importante in tutto il mondo, ma che in Italia ha una caratterizzazione particolare, forse più forte, perché oltre al ragionamento sulle innovazioni, sulle start-up a carattere anche tecnologico, peraltro lì si affrontano oggi dei settori di grande importanza, con aziende veramente di grande qualità, come la Chiesi o come il settore dell'aerospazio, degli incubatori, diciamo, di start-up, ma tutto il sistema produttivo italiano in misura varia
è segnato da un rapporto forte fra imprese grandi, medie e un tessuto che produce innovazione. Qualche volta questa innovazione ha caratteristiche spiccatamente tecnologiche, altre volte è un'innovazione di processo e di prodotto che è legato anche al Made in Italy tradizionale. Non abbiamo qui il tempo, diciamo, di parlarne, ma settori come la cosmetica o la concia, come il legno arredo, come la meccatronica, devono la loro forza non solo a imprese di media grandezza e di grandissima qualità, ma anche a una rete esistente fra queste imprese e imprese minori. Una rete che storicamente era collocata nei distretti, adesso è legata anche a reti, per l'appunto, che collegano subfornitori con le case madre e che spesso garantiscono non solo la qualità, ma anche quel più di innovazione che è essenziale anche nelle grandi sfide. Io ho in mente, per esempio, quanto una delle imprese dell'orgoglio dell'Italia, che è anche socio di Simbola, l'Enel, utilizza l'Open Innovation per avanzare i suggerimenti, le suggestioni, le proposte che arrivano da un ecosistema molto più esteso che viene monitorato e quando produce delle cose di qualità, queste vengono aiutate a crescere, a perfezionarsi, sono parte importante della nostra sfida del futuro. Quindi il legame, diciamo, che c'è storicamente in Italia e che adesso assume sempre più connotati anche tecnologici fra i settori produttivi e l'invenzione, le imprese più piccole, spesso animate da giovani, sono una chiave anche delle sfide che abbiamo davanti. Vale per anche la farmaceutica fronteggiare la pandemia, vale per la madre di tutte le sfide che è affrontare la crisi climatica, terreno su cui l'Europa ha deciso di puntare con grande forza e che adesso è diventata anche un asse, diciamo, delle relazioni, non solo quelle tra le sponde dell'Atlantico con la nuova America di Biden, ma anche con appunto paesi in cui è antica la nostra amicizia, come è l'Argentina, e un po' le relazioni in tutto il mondo. Io vi auguro veramente un buon lavoro, spero che questo lavoro continui. Conto sul fatto che l'ambasciatore Manzo porti la sua esperienza nel ridefinire e rafforzare questi rapporti, perché le sfide che abbiamo davanti non si affrontano da soli. E un'Europa che sta tornando ad avere una sua missione, sta tornando a parlare al mondo anche con scelte molto orientate a un'economia a misura d'uomo, non può non contare e non affidarsi agli antichi legami di amicizia come quelli che ci legano all'Argentina per affrontare queste sfide. Buon lavoro a tutti. Perfetto, grazie mille. Ringrazio, ecco, i nostri primi sì, oratori per questi interventi che, insomma, ecco, pongono un quadro a questo appuntamento sì, odierno. Mi segnalano che c'è l'ambasciatore Carles, l'ambasciatore argentino a Roma anche, che vorrebbe mandare un suo saluto. Non so se la regia riesce a trasmetterlo subito. È appunto un'aggiunta dell'ultimo minuto. Ecco l'ambasciatore. Bueno, muy buenos días a todos y a todas allí en Argentina. Buenas tardes, aquí se encuentra Buongiorno, buongiorno a Italia. tutti. Yo estoy en Catania participando de la reunión de Io ministros sono del in tabacco Catania, y del sono a tabaco Catania, mi sto occupando della riunione pero no quería prevista in dejar de agenda. presente, de mandarles mi saludo y de decirles que E mi cuentan ho con voluto ad ogni modo essere presente precisamente con per poter l'innovación, esprimere con i l'innovación miei saluti particular, que son estratégicos e i para la miei Argentina, migliori para el futuro auspici per queste necesitaria. iniziative Nuestro futuro così depende en parte de si interessanti l'Argentina che necesita de inversión svolgono estratégica. un ruolo importante per il A futuro del través de este pianeta. tipo de innovaciones, Attraverso questo tipo di reuniones y de innovazioni, startups, di tendremos seguramente imprenditorialità, por avanzar en muchas potremo cosas. sicuramente procedere, andare Felicitaciones por avanti el in trabajo vari desde ya ambiti. Quindi y vi acuerdo en auguro un comunicar al buon gobierno para seguir lavoro. trabajando juntos.
proyectos e iniciativas. La esperanza di poter proseguire così anche per il futuro. Allora, grazie mille. Un po' disturbato, però l'ambasciatore Carles a Catania per una riunione G20. Come sapete, l'Italia detiene la presidenza, ecco, del G20 in questo momento. Peraltro questo nostro appuntamento di oggi si inquadra anche nel contesto della presidenza italiana. Ci sarà un evento, fra l'altro, su Startup Innovation League più avanti ecco, nell'anno. E abbiamo adesso l'onore di avere con noi Maria Appolito, la sottosegretaria del Ministero dello Sviluppo Economico argentino, con cui abbiamo insomma collaborato in questi mesi e immaginato questi appuntamenti di Innovation Talk. E passo dunque a lei la parola per un suo saluto. Prego, Maria. Hola, muchísimas gracias, Marco. Buenos días grazie a todos. Grazie, Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte. Buon pomeriggio. Voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano dall'Italia. La verità è che per noi è un piacere enorme poter ritrovarci in questi incontri organizzati con l'ambasciata italiana e la Fondazione Simbola. I temi trattati sono sempre quelli contenuti all'interno dell'agenda mondiale, sono quelli che riguardano ovviamente la governance. L'ambasciatore Manzo occuperà una posizione strategica soprattutto per quanto riguarda il tema del cambiamento climatico, l'economia circolare, una agenda condivisa anche da questo governo, da questo ministero. E per questo motivo ho voluto approfittare per salutare e per chiedere scusa per l'assenza anche del nostro ministro che per organizzazione e per impegni pregressi non ha potuto partecipare. Ciò nonostante, sottolineo l'importanza di questo, la sua volontà a sostenermi. Oggi stiamo facendo qualcosa di importante, stiamo lavorando su agende e tutte le nostre agende oggi non possono più permettersi di trascurare il tema della tutela ambientale. Siamo sempre più interessati a temi come la elettromobilità, abbiamo anche un tavolo organizzato sempre su energie verdi, quindi diciamo tutti questi assi saranno per noi sempre più importanti. Siamo in effetti alla ricerca di soci strategici, partner strategici e stiamo lavorando anche su delle norme che possano prevedere investimenti sia nazionali sia internazionali. Per questo per noi è importante che l'Italia e le aziende italiane conoscano la nostra visione per questa tematica. Si tratta di una strategia a lungo termine, ecco perché stiamo lavorando per poter consentire in Argentina l'accesso ad aree strategiche, aree come ad esempio l'industria satellitare, con tutte le sue vaste applicazioni, con tutta la trasversalità, l'industria ovviamente farmacologica, dove l'Argentina è riuscita a svolgere un ruolo preminente, è in effetti un importante produttore di farmaci, oggi lavora in tematiche come la biotecnologia, nel settore della sanità, delle apparecchiature elettromedicali, l'industria della salute in generale, rappresenta una delle tante industrie strategiche. Inoltre vorrei commentarvi che questa sussegretaria ha anche una direzione dedicata all'associazionismo delle aziende. Per questo motivo voglio sottolineare che per noi questa è una linea che intendiamo rafforzare e promuovere per generare imprenditorialità che possa a sua volta generare posti di lavoro. Le aziende dovrebbero
legarsi di più alla conoscenza, alla tecnologia. E se le aziende sono disposte a fare questo, noi svolgeremo il nostro ruolo, ne sosterremo, sosterremo la imprenditorialità argentina. Abbiamo esperienze che sono importanti per generare altre start-up. Sappiamo che però l'industria satellitare richiede la creazione di un ecosistema, deve essere rafforzato. Cercheremo di farlo da parte della sottosegretaria. Stiamo lavorando per poter creare le condizioni necessarie. Sono previste anche leggi specifiche dove si parla del tema della salute, sono previste linee di finanziamento diretto ed altri strumenti che ci consentono di pensare alla possibilità di rafforzare queste aree strategiche. Vi auguro una giornata proficua e speriamo che a partire da iniziative come queste sia sempre possibile andare avanti con relazioni sempre più consolidate e rafforzate. Grazie Marco per il tuo sostegno. Realizzato con Simbola per la presidenza e del G20 anche sui temi dell'ambiente e dell'economia circolare, su cui stiamo realizzando un concorso per giovani studenti proprio in questo momento, anche con Ubatec, lo ricordava anche l'ambasciatore, e si inserisce anche nel solco di incontri che abbiamo già avuto sul settore ecco, biomedicale e dello spazio. Settori importanti per la collaborazione bilaterale, come ricordava anche l'ambasciatore Manzo. Ma non voglio prendere più tempo ed entriamo dunque nel vivo di questa nostra discussione e passo dunque la parola sia ad Emil, sì, della Fondazione Simbola, che appunto ha riunito un gruppo di esperti italiani in queste aree che presenteranno ecco, le loro esperienze. Prego, Emil. E Grazie. grazie ancora alla Fondazione Simbola per l'eccellente lavoro. Grazie Marco. Intanto benvenuti a tutti anche da parte mia. Ho visto che c'è un certo numero di persone collegate che commenta su YouTube, per cui insomma siamo ben seguiti quest'oggi. Io sono Amina Virascidi, io oggi sono qui con il cappello di membro del comitato scientifico della Fondazione Simbola e mi occupo di startup da molto tempo, lo faccio sia come giornalista sia insomma dando supporto alla crescita dell'ecosistema italiano anche sul fronte dell'internazionalizzazione. Dal 2016 organizzo gli Italian Innovation Day in vari paesi come il Giappone, l'Australia, Singapore, l'India, spesso anche proprio con il supporto delle ambasciate e dei consolati italiani. Questo per dirvi perché oggi la Fondazione Simbola ha scelto me come rappresentante, perché appunto è il tema che seguo molto da vicino. Ho anche un giornale online che si chiama startupbusiness.it. Che parla di questo tutti i giorni. Il mio compito oggi è, oltre che di fare un po' di moderazione di questa parte della tavola rotonda con i tre relatori italiani, che ringrazio per aver accettato il mio invito, e darvi anche qualche così elemento per approfondire il quadro dello stato dell'ecosistema delle startup in Italia. Comincerei con un numero che forse è il numero che ci aiuta ad avere un riferimento dimensionale, che è il numero degli investimenti che sono stati fatti in Italia nelle startup. L'ultimo dato relativo all'anno intero è naturalmente quello del 2020. La fonte sono gli osservatori del Politecnico di Milano,
e il numero è 683 milioni di euro. Questo qui è il valore complessivo degli investimenti che sono stati fatti in Italia nel 2020 sulle start-up. È un dato non grande, perché consideriamo che nello stesso periodo, quindi nel 2020, nell'intero 2020, in Europa, e qui la fonte è la società di analisi PitchBook, il valore complessivo degli investimenti è stato di 45 miliardi di euro, quindi diciamo che l'Italia, per dimensione della sua economia, ha ancora strada da fare nell'aumentare questo valore. L'elemento positivo è che nel 2020 questo numero rispetto all'anno precedente, quindi considerando anche l'impatto delle conseguenze pandemiche, ha avuto sì una flessione ma minima di circa il 2%, perché siamo passati da 694 milioni a appunto a 683 milioni, per cui il sistema ha retto anche alla scossa dovuta alle conseguenze del Covid-19. L'altro dato interessante è che c'è una crescente attenzione verso le start-up sia da parte di investitori internazionali sia da parte delle aziende. Prima Ermete Realacci citava Enel, che tra l'altro è una delle aziende partner mie nell'evento che stiamo organizzando con l'India. Le aziende italiane appunto applicano questo principio della open innovation per cercare innovazione anche presso le start-up. Quindi questo è un elemento interessante. Questo è il dato quantitativo. Il dato qualitativo, che secondo me è quello che riveste maggiore importanza, a mio personale avviso, relativamente all'ecosistema italiano, è quello che vede negli ultimi 10 anni una crescita di imprese che prima erano start-up e che oggi sono diventate imprese più grandi, insomma le chiamiamo scale-up, cioè sono nella fase di crescita e di internazionalizzazione. Ecco, in questo l'Italia ha saputo dimostrare, o meglio, gli imprenditori italiani hanno saputo e stanno continuando a dimostrare di essere assolutamente bravi e di realizzare e costruire aziende tecnologiche che sono anche in grado di svilupparsi. Quando dico svilupparsi, intendo dire crescere anche a livello internazionale, raccogliere anche investimenti da venture capital europei o anche fuori dall'Europa, e quindi comunque creare delle aziende che sono capaci di generare del valore sia finanziario per gli investitori, sia economico per il mercato in cui operano, ma anche di avere un impatto positivo in termini di aspetti sociali e ambientali. E questo è il segnale che io personalmente considero più importante, ed è il segnale che ci fa vedere come anche dall'Italia si sono generate delle imprese in diversi settori, anche in settori come i due che affronteremo con maggiore attenzione quest'oggi, che sono quello delle biotecnologie o del pharmatech, più precisamente dello space tech, quindi aziende che hanno saputo sviluppare tecnologie anche sofisticate in settori anche complessi e che oggi si difendono in modo più che egregio sui mercati globali. Ecco, questo forse è il messaggio più interessante, a mio avviso, ed è il messaggio sul quale io credo sia importante anche costruire le relazioni internazionali. Lo vedo anche nell'organizzazione degli eventi degli Italian Innovation Days che vi dicevo prima, che hanno proprio lo scopo di far incontrare aziende innovative italiane o dei paesi in cui andiamo con imprese, organizzazioni, investitori italiani e dei paesi dove andiamo, e alla fine il successo di queste
esperienze si misura sulla qualità delle persone che si incontrano ed è grazie a quella qualità che poi si possono sviluppare le partnership industriali, commerciali, finanziarie che infatti in questi anni sono creati. Per cui è sicuramente importante guardare all'aspetto dimensionale, è sicuramente importante continuare a lavorare affinché anche l'aspetto dimensionale continui a crescere, ma bisogna farlo senza trascurare l'aspetto qualitativo. Ecco, io questo è in estrema sintesi il messaggio che volevo un po' condividere con voi oggi. E considerando anche insomma, i tempi che abbiamo, io chiederei rapidamente a Federica Destro, che si occupa di innovazione di startup all'interno di una delle case farmaceutiche italiane che io considero maggiormente innovative. Con la quale ho lavorato anche su altri progetti. Ecco, Federica, lei è Program and Community Specialist di Z-Cube, che appunto è il centro di questi progetti di Zambono Research Venture. E quindi, Federica, Buongiorno a benvenuta tutti. Sì, e a te la parola. Grazie. grazie mille, mille. Io partirei con una breve presentazione. Ditemi se la vedete correttamente. Sì, perfetto. Ti vediamo, Fede, ti vediamo. Ok, perfetto. Allora, come dicevi tu, io lavoro per ZCube, che è il research venture del gruppo farmaceutico Zambon, ed è stato creato nel 2003, fondamentalmente cambiando un po' anima nei diversi anni, nel senso che inizialmente si occupava di investimenti diretti in startup. Poi ha investito in alcuni progetti di ricerca, principalmente di università statunitensi, e ora si concentra sull'attività di accelerazione di startup e investimento. All'interno di ZCube c'è anche Kerapt SRL, che è uno spin-off del gruppo Zambon, e abbiamo anche alcuni investimenti diciamo indiretti attraverso degli incubatori e degli altri fondi di investimento. Ci troviamo all'interno di Open Zone, che è un campo scientifico che si trova a Bresso, poco fuori Milano, dove appunto oltre a noi ci sono altre 30 realtà aziendali ed è stato progettato da Michele De Lucchi. In particolare, appunto, in questa occasione mi avete chiesto di raccontare del programma di accelerazione. Open Accelerator è un programma internazionale dedicato alle startup delle scienze della vita e della salute digitale. Fino ad ora abbiamo fatto quattro edizioni, ogni volta concentrandoci su cose leggermente diverse, nel senso che il primo anno erano idee, quindi una call for ideas in tutte le aree terapeutiche. Nel secondo anno invece ci siamo concentrati su startup un po' più mature nelle aree terapeutiche del gruppo, quindi il sistema nervoso centrale e l'ambito respiratorio. Nel 2020 l'ha fatta da padrone la Digital Health, ovviamente perché con la pandemia abbiamo dovuto shiftare anche noi tutto il programma in modalità virtuale. E quindi alla fine di questo programma di accelerazione abbiamo avuto 8 startup che hanno ricevuto in tutto un investimento che va dai 50.000 euro ai 100.000 euro, e che ora stiamo cercando di crescere con attività di business development. Come funziona il programma di accelerazione? Appunto, come vi ho detto, è cambiato negli anni, anche perché noi partiamo dalle priorità e dagli obiettivi del gruppo. Quindi, una volta definiti gli obiettivi con il gruppo, partiamo con uno scouting mirato su quelle che sono le esigenze anno per anno, dell'azienda.
E coinvolgiamo anche diverse organizzazioni nell'aiutarci nello scouting. Una volta che riceviamo tutte le applicazioni, viene fatto una valutazione preliminare che fondamentalmente toglie quelle che sono proprio base, che non hanno ancora un minimo di struttura, e le altre invece vengono valutate in maniera più dettagliata da diversi esperti e key opinion leader, principalmente clinici. In questa fase di valutazione intervistiamo anche tutte le startup più interessanti, quindi di solito se l'obiettivo è prenderne circa una decina, ne intervistiamo una ventina e gli chiediamo le cose che ci lasciano più dubbiosi, diciamo. Poi comincia il programma di accelerazione concreto in cui ci sono alcune sessioni per tutte le startup su argomenti chiave e molto dettagliati nell'ambito delle scienze della vita, come il patient journey, quindi il percorso del paziente, i diversi touch point che ha nella scelta eventualmente di medical device, piattaforma a cui affidarsi, e alcune sessioni personalizzate in cui con ogni startup lavoriamo dettagliatamente sui loro problemi in quel momento nello sviluppo del business. Gli assegniamo due mentor specifici, di solito uno sulla tecnologia e uno sulla parte clinica, che sono un reale valore aggiunto, nel senso che alcuni dei mentor sono poi entrati anche in maniera importante nell'azienda e altri comunque hanno continuato a mantenere rapporti nel tempo con le startup che hanno partecipato al programma di accelerazione. E il programma di accelerazione termina con un evento finale in cui decidono su quante startup investire e quanto sarà l'investimento, e segue poi una fase di due diligence. Sul contenuto del programma di accelerazione, appunto, alcuni sono contenuti base, quindi appunto how to start up your idea e come sviluppare la soluzione, e altri sono contenuti più dedicati nell'ambito delle scienze della vita, quindi il percorso regolatorio, la normativa dedicata ai medical device, patient journey, la differenza poi fondamentale tra il paziente e invece il decisore, e poi anche le principali fonti di finanziamento in questo settore che vanno dai venture capitalist, ma anche i grant italiani e europei. Con questo io ho concluso e ovviamente sono a disposizione sulle domande riguardo la nostra attività. Grazie Federica. Sì, il vostro, io sottolineerei il fatto che il vostro è un programma internazionale, sottolineerei che collaborate con una serie di entità. Tra l'altro, recentemente mi è capitato anche di scrivere di una startup che ha partecipato al vostro programma in una delle scorse edizioni, che si occupa di disturbi al fegato, che è cresciuta, ha preso nuovi investimenti, per cui insomma i segnali anche qui di crescita e qualitativi sono ben presenti. Naturalmente suggerisco a tutti coloro che passano per Milano di riservarsi un pomeriggio o una mattinata per andare a vedere il campus di Zambon a Bresso, perché merita veramente. Grazie Federica, quindi arriviamo a Raffaele Mauro. Raffaele Mauro è partner del primo e attualmente unico fondo di investimento specializzato in startup cosiddette space tech, cioè quelle startup che lavorano, che sviluppano servizi, tecnologie e soluzioni in quella che ormai tutti chiamano New Space Economy, quindi lo spazio è diventato un terreno di sviluppo anche economico, oltre che tecnologico,
e quindi ciò ha aperto a tantissime nuove opportunità. Benvenuto Raffaele, e pendiamo dalle tue labbra. Grazie Emily e ringrazio tutti per l'invito a questa interessante iniziativa. Allora, parto raccontando un po' che cosa sta accadendo nel mondo della cosiddetta space economy. Stiamo vivendo negli ultimi anni un periodo di evoluzione accelerata estremamente interessante, per cui in 5-10 anni è cambiato completamente quello che è l'impatto e soprattutto il potenziale dell'economia e dell'industria legata allo spazio. C'è l'interconnessione tra almeno quattro fenomeni che sta portando a questo cambiamento. Una prima dinamica è legata alle applicazioni, cioè si stanno estendendo le applicazioni della tecnologia spaziale a terra. Queste già esistevano in precedenza, sono già fondamentali per la nostra vita, per la telecomunicazione, per il posizionamento, per le mappe. Ma oggi sempre di più stiamo vedendo dei filoni di interconnessione con altre industrie che sono molto interessanti, con l'agricoltura, con la logistica, con le assicurazioni, con alcuni rami della finanza, e poi con tutto ciò che riguarda l'internet economy. Di fatto il fenomeno profondo nuovo è che l'economia di internet si sta fondendo con l'infrastruttura spaziale. Quando noi utilizziamo un'app, e sempre di più lo vedremo in futuro anche per l'accesso a internet. E vediamo anche le principali imprese con capitalizzazione borsistica, Amazon, Microsoft, Google e così via, che stanno investendo nella space economy o stanno acquisendo start-up legate a questo settore. Da Amazon, che sviluppa i servizi di telecomunicazione Ground Station, a Microsoft con il suo programma di cloud computing anche per lo spazio, a Facebook che lancia i suoi satelliti e così via. Una seconda dinamica molto importante è la riduzione dei costi. È qualcosa che è un po' simile a quello che accadde negli anni 70 con l'informatica, cioè oggi i costi dell'hardware spaziale si stanno riducendo in modo molto rapido. L'oggetto di utilizzo più comune, che sono i satelliti artificiali, bene, i satelliti erano oggetti che costavano moltissimo ed erano molto grandi nei decenni passati, oggi si stanno miniaturizzando e si parla sempre di più di microsatelliti o di nanosatelliti o persino di CubeSat, piccole unità di 10 centimetri di lato e poco più di 1 chilo di peso. Quindi l'accessibilità, la possibilità di pensare e sviluppare applicazioni si sta espandendo. Un'altra faccia della riduzione dei costi riguarda la riduzione dei costi di lancio. Di fatto la più grande barriera passata per lo sviluppo di applicazioni spaziali era proprio il fatto che mandare 1 chilogrammo di materia costa molto poterlo mandare in orbita. Bene, questi costi che erano di milioni di dollari, poi di centinaia di migliaia e poi di decine di migliaia di dollari per chilogrammo si stanno riducendo ancora ed è avvenuto negli ultimi anni un cambiamento di paradigma grazie ai cosiddetti lanciatori riutilizzabili, cioè quelli che avete visto forse in dei video, i famosi razzi che atterrano dopo il loro utilizzo in modo controllato. Questa cosa è fondamentale perché se immaginiamo che quale potrebbe essere il costo di un biglietto aereo o di un viaggio in macchina, se per ogni singolo viaggio dovessimo buttare l'intero aereo o l'intera macchina, beh, è quello che accadeva nella space economy fino a pochi anni fa. Oggi il fatto di poter utilizzare un razzo, un lanciatore, un sistema di lancio, anche soltanto 7, 8, 10 volte, può abbattere, i costi e quindi cambiare proprio l'economics, la logica economica, di questo ambito. Un terzo elemento è la geopolitica, nel senso che la maggiore conflittualità tra blocchi geopolitici, che non è necessariamente un dato positivo, però sta incrementando di nuovo le ambizioni di esplorazione spaziale, quindi con tutte le nuove missioni lunari, come per esempio il programma Artemis di esplorazione umana sulla Luna. Oggi abbiamo anche due stazioni spaziali internazionali che sono presenti, ci sarà un'altra stazione spaziale internazionale, Lunar Gateway, in costruzione in orbita lunare, quindi c'è una nuova onda di esplorazione umana, non solo robotica, che si sta muovendo, e infine gli investimenti. C'è un volume di investimenti molto importante nei confronti delle imprese legate alla space economy che ormai non riguardano soltanto i governi, ma sempre di più anche le start-up. E c'è una generazione di imprenditori che sta iniziando a costruire delle imprese legate al settore spazio in tutti gli ambiti che stanno realizzando cose molto interessanti con metodi di produzione agili, con un uso intelligente del software, con metodi di design e di organizzazione di team che sono, diciamo, spesso presi in prestito anche da altri settori dell'economia di internet. In questo senso si inserisce
c'è un fondo come Primo Space. Noi cosa facciamo? Ci occupiamo di fare venture capital, quindi quel ramo della finanza che si occupa di supportare le imprese ad alta crescita e ad alto rischio, e lo facciamo in modo specializzato sulle imprese legate alla space economy, quindi non soltanto quelle che fanno aerospaziale propriamente detto, ma tutte quelle che sono connesse a questo settore. È un fondo che è partito l'anno scorso, ha una dimensione target di 80 milioni di euro. E fa ticket di investimento dai 100.000 euro ai 5 milioni di euro, sia da solo che in coinvestimento con altri soggetti. Per farvi capire la tipologia di imprese su cui abbiamo investito, per esempio posso citare IcoSpace, che è una società di Torino che si occupa di machine learning, cioè di software di intelligenza artificiale applicato alle missioni spaziali. Quindi immaginatevi i satelliti che devono riconoscere delle caratteristiche delle immagini, delle foto che devono scattare, o la navigazione degli stessi in orbita. Abbiamo investito su loro 1,5 milioni di euro. Poi c'è un'altra società, un altro esempio è Leap Space, che si occupa di cosiddette ground station, quindi sistemi di telecomunicazione, stazioni a terra, che servono anche qui per gestire costellazioni di satelliti, però con un focus molto innovativo perché utilizzano un sistema cosiddetto as a service come business model e sono focalizzate proprio sui microsatelliti. O imprese come Pangea, su cui abbiamo investito poche settimane fa, che si trova in Spagna, che sviluppa nuovi sistemi di lancio, cioè nuove tipologie di lanciatori che hanno piccole dimensioni e sono anche sostenibili da un punto di vista ecologico. Bene, noi stiamo guardando imprese di tanti ambiti, da adesso, da quelle che si occupano di tecnologie mediche a quelle che si occupano di sistemi di lancio, a chi sta sviluppando sistemi di crittografia, a chi sta sviluppando nuove tipologie di satelliti, fino a chi si occupa di manifattura additiva o 3D printing, ma con un impatto sulla space economy. È un'industria che di fatto è una meta industria che si sta connettendo con altri ambiti e pensiamo che su di essa si possano costruire collaborazioni internazionali, come appunto è lo scopo di questo evento, e in casi di impresa di successo che possono anche portare crescita economica e occupazionale rilevante nei prossimi anni. E con questo vi ringrazio e sono aperto a domande se ci fossero. Grazie, grazie Raffaele. Ecco, è importante segnalare, sottolineare anche in questo caso che il fondo Primo Space di cui Raffaele è partner investe non solo in aziende italiane. Quindi questo mi aiuta a porre ulteriore enfasi al concetto di aspetto qualitativo e non solo quantitativo, ed è importante vedere come quando anche un fondo di investimento, in questo caso di diritto italiano, trova comunque un'azienda di qualità interessante, promettente, anche se sta in questo caso in Spagna, ma potrebbe stare ovunque nel mondo. Insomma, l'operazione si porta a termine. Quindi c'è un po' di considerazione che quando si parla di startup, si parla di sostenere l'innovazione, si parla di sostenere le imprese che fanno innovazione, si parla di sostenere tutti gli attori dell'ecosistema che concorrono a questa innovazione. Insomma, il fermarsi a considerare i confini nazionali non è sempre la cosa migliore, perché le startup stesse sono di per sé entità multinazionali che guardano al mondo come al loro mercato di riferimento. E per cui è importante che tutti gli altri attori, l'incubatore, l'investitore, e adesso vedremo anche l'esperienza di Enovia, abbiano il medesimo approccio, così come dobbiamo averlo noi che lavoriamo per facilitare l'ecosistema. Quindi grazie Raffaele. Ivo Boniolo, benvenuto anche a te. Tu sei cofondatore di Enovia. Enovia è una delle realtà, a mio avviso, più dinamiche nella creazione, nel supporto a startup che fanno tecnologia anche di grande spessore, e quindi lascio a te la parola così ci racconti e racconti a tutti noi di Enovia.
Grazie mille anche per questo invito, è un onore essere con voi oggi. Prendo veramente qualche minuto, non più di quello, per presentarvi l'esperienza di Enovia come fabbrica di impresa. E nel 2015 abbiamo creato un modello il cui ecosistema è quello di sviluppare e inventare all'interno di un processo strutturato opportunità tecnologiche in un ambito che oggi è sicuramente prioritario, quello che viene chiamato la deep technology. Queste tecnologie passano attraverso un processo che vedete rappresentato ed è una vera e propria fabbrica in cui abbiamo due fonderie, una che chiamiamo Invention Foundry, l'altra che chiamiamo Enterprise Foundry. La prima ha l'obiettivo di portare a termine un processo di sviluppo allo scopo di trasformare quello che è un'invenzione, un concetto imprenditoriale, in un qualcosa di più tangibile, proprio diciamo di quelli che sono comunque dei modelli anche classici, se vogliamo, di un fondo, ma in generale di un qualunque approccio industriale all'innovazione. E nella fase successiva, che chiamiamo l'Enterprise Foundry, cercare di portare le nostre imprese in valorizzazione, quindi accompagnarle in una fase di crescita che non veda solo investimenti in termini finanziari, ma ovviamente investimenti anche in termini industriali, investimenti in termini di ingegneria. Oggi abbiamo un portfolio che conta più di 24 iniziative distribuite su tre settori specifici, che sono quello della mobilità, dell'industria, della robotica indossabile, un gruppo che in pochi anni è cresciuto in maniera importante, anche in termini di quello che per noi è una delle risorse più importanti, che sono proprio le nostre persone. Ormai sono più di 160 persone, una cultura politecnica, una cultura politecnica che insomma attira anche talenti al di fuori dai confini nazionali. Ecco, come avviene la creazione di opportunità, la creazione di tecnologia all'interno del nostro ecosistema? Abbiamo definito degli approcci che permettono di poterci relazionare, che permettono ai nostri ingegneri di relazionarsi con il mondo dell'accademia, in particolare con dei gruppi di ricerca che lavorano su dei programmi pluriennali con l'obiettivo di creare della proprietà intellettuale in aree di nostro interesse. Questa entra all'interno di Enovia, subisce quel processo di trasformazione che avete visto prima e ovviamente diventa un'impresa. Queste imprese sono delle realtà indipendenti da Enovia, che ovviamente sono da noi partecipate e su cui poniamo un'estrema attenzione in termini di strategia industriale. Dall'altra parte di questa chart potete vedere invece una parte estremamente importante, quella della collaborazione col mondo delle corporate, con corporation globali. Questo perché alimenta una cultura di progetto all'interno di noi, alimenta la cultura dei mercati su cui noi operiamo, ma soprattutto poi ci dà l'opportunità di sfruttare quello che è appunto l'enorme opportunità oggi legata al mondo del corporate venture capital e quindi quell'esigenza che i grossi gruppi industriali hanno anche attraverso i processi di open innovation, di differenziarsi. Spesso questa differenziazione porta a un'innovazione che noi chiamiamo non lineare e come tale un'innovazione di processo, non solo un'innovazione di prodotto, che per poter essere colta appieno può richiedere dei processi di sfruttamento che passano attraverso uno spin-off, che nel caso di Enovia potrebbe diventare una delle nostre joint venture. Per raccontarvi come è fatto il nostro portfolio, avrei un breve video che spero sia abbastanza fluido nella condivisione dello schermo. Questa è la nostra sede, siamo in centro a Milano, questi sono i miei colleghi che appunto operano nei settori da noi presidiati. Appunto siamo nati a Milano, ma oggi abbiamo una sede a San Francisco, siamo tuttora, nonostante la pandemia, estremamente attivi con l'Oriente, in particolare con il Giappone. Abbiamo, come dicevo prima, scelto di presidiare tre specifiche aree che rappresentano per noi tre importanti modelli, diciamo, di sviluppo. Le nostre aree sono specifico quelle della collaborative mobility, una mobilità fatta di veicoli ultraleggeri, veicoli autonomi, veicoli robotici. Qui vedete ad esempio gli Ape, nonché alcuni prodotti della nostra fabbrica, come ad esempio un ABS per il mondo di biciclette elettriche.
Operiamo molto nel contesto della delivery, e qui vedete invece la parte dell'industria, industria che per noi vuol dire intelligenza artificiale applicata nel mondo della manifattura, ma anche nel mondo dell'agro. Questa ad esempio è una joint venture che abbiamo con il gruppo Syngenta. Infine appunto l'area della robotica indossabile, che noi definiamo augmented human, fatta di imprese estremamente giovani, è stata infatti l'ultima area da noi identificata e da noi creata. In particolare all'interno di quest'area sono molti ad esempio gli spin-off con l'Università di Siena e col Politecnico di Milano. Ecco, questa è in veramente estrema sintesi è quello che noi consideriamo il futuro delle fabbriche, e questa in estrema sintesi è Enovia. Se avete qualche domanda, altrimenti ti ridò la parola. Grazie Ivo, è molto interessante anche la tua presentazione. Anche qui mi ripeto quasi a rischio di essere noioso, però è la qualità che fa la differenza. Le aziende che voi state sviluppando, e state cullando e state portando alla valorizzazione fanno tutte cose eccezionali. Se ricordo bene, un paio di loro erano all'evento giapponese dell'anno scorso, e comunque voi in Giappone avete già così contatti avanzati anche con grandi organizzazioni e gruppi del sollevante. Ecco, con l'intervento di Ivo si conclude questa parte dell'evento di oggi dedicato al panel italiano. Io spero di avervi potuto dare insieme a Federica, Raffaele e Ivo insomma un po' di visione su quello che accade qui in Italia. Naturalmente anch'io sono disponibile eventualmente per domande più tardi, verso la fine dell'evento eventualmente, e passo con puntualità svizzera la parola a Marco Leone, che immagino poi lui la giri rapidamente al panel argentino. Grazie mille Emil, grazie mille sia gli oratori anche, veramente insomma interventi molto interessanti che in modo rapido e sintetico insomma ci hanno dato una pennellata su quello che succede nel mondo startup in Italia e soprattutto poi in queste due aree individuate come di maggiore interesse per noi. Vorrei anche aggiungere che insomma, come dicevo all'inizio, stiamo cercando di fare un po' di brainstorming e di contatti in un momento ancora di stop alle missioni presenziali. Vorrei però anche dire che i nostri appuntamenti passati sono poi già sfociati in collaborazioni concrete nel settore dell'economia circolare. Stiamo studiando dei progetti insieme con Production, nel settore dei cluster, l'ultimo webinar che abbiamo avuto con Simbola, sono avvenuti contatti poi fra imprese italiane e argentine che avevano rispettivamente insomma che erano rispettivamente intervenute all'ultimo webinar e che invece lo stavano ascoltando dal lato italiano, per cui ecco speriamo che insomma anche questo appuntamento possa portare ecco poi a collaborazioni concrete. E io passo subito la parola dunque a Cintia, la collega argentina, direttrice del Ministero e Side Production, con cui abbiamo insomma immaginato questo appuntamento, che modererà la parte ecco argentina e che darà poi la parola per le conclusioni sia ad una sua collega, credo. Grazie, prego Cintia. Buongiorno a tutti, grazie Marco. Io, riflettendo un attimo su questo webinar, ho cercato di rivedere i paradigmi tecnologici. Ci sono varie questioni associate, ad esempio, alla coincidenza che esiste proprio con questi paradigmi tecnologici, i vari progetti, lo sviluppo del sistema, del linguaggio, è quel sistema che ha permesso poi
di creare reti, programmazione, ha permesso poi lo sviluppo anche di internet. Proprio in questa epoca in cui è avvenuto questo, l'industria aerospaziale ha lanciato anche il primo satellite, lo Sputnik, e in quella stessa epoca è stato ovviamente grande successo perché la parte della crew era rappresentata proprio persone comunque viventi, da soggetti viventi, e è arrivati anche alla scoperta della struttura del DNA e si è arrivati a capire così magari molto di interessante che ha portato poi allo sviluppo della industria della genomica. Quindi tutti questi settori, spaziale, il settore delle biotecnologie, le innovazioni, richiedono investimenti enormi e a volte sono concentrati di grandi imprese, ma queste grandi imprese funzionano anche come driver di tutto il settore, di tutta la filiera, e diventano così un elemento importante per lo sviluppo di tutto il paradigma. E penso che sia interessante sottolineare che la complementarietà delle competenze è fondamentale. Questo fa parte anche della economia delle conoscenze, ma conoscenze vuol dire anche conoscenza del business, di come si sviluppa, ha a che vedere anche con la crescita dei nuovi mercati. Per questa ragione ritengo che sia fondamentale condividere queste esperienze, quelle di entrambi i paesi, lo sviluppo delle startup in questi settori appena menzionati, che appaiono così speciali proprio perché richiedono alti capitali e importanti normative. Per questa ragione molte startup nascono ma non riescono a volte ad ottenere i propri obiettivi. Ecco perché è essenziale lavorare per definire quali iniziative possano favorire lo sviluppo e la sopravvivenza di queste startup tecnologiche. È importante anche la partecipazione dei vari attori che fanno parte di questi mercati, come ad esempio gli imprenditori, gli impresari, lo Stato, le università, e gli investitori stessi, perché tutti questi attori fanno sì che le startup tecnologiche possano poi sopravvivere. Inizio adesso con la presentazione degli espositori della parte argentina. Corner, laureato in fisica, e si occupa di tecnologia. Si è occupato di varie tematiche legate con l'economia della conoscenza, si è occupato di innovazione, segretario dell'innovazione e di trasferimento delle tecnologie all'interno della Università Innes, e ci presenta l'osservatorio per il controllo e la vigilanza della salute, e lui ha contribuito anche allo sviluppo di alcune applicazioni mobili per la salute. È sostenuto da un team interdisciplinare che ha analizzato quegli aspetti critici necessari per l'applicazione delle app alla medicina, alla salute. Lavora anche con l'Università della Catalogna, dove ha svolto studi con varie organizzazioni che si occupano di soluzioni mobile per la salute, e oggi lavora con la Fondazione Paliurna per lo studio del cancro attraverso i fondi dell'Associazione di Lotta contro il Cancro. Grazie mille, condivido lo schermo. Si sta aprendo. Prima di tutto, grazie mille agli ambasciatori per
l'aiuto nel creare questo tipo di incontro. Ecco, si vede lo schermo adesso. Grazie, grazie Maria per la presentazione e agli altri oratori della parte italiana per le loro presentazioni estremamente interessanti. Quello che vediamo oggi ha a che fare con la creazione dell'Osservatorio delle applicazioni immobili dell'Università Nazionale di Quilmes, che come hanno segnalato da poco, lavoriamo insieme all'Università Aperta di Catalogna e con un centro di ricerca, il eHealth Center, uno dei patrocinatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Stiamo portando avanti diversi progetti, questo è il quinto progetto di sviluppo, quella capacità per poter progredire nello sviluppo di applicazioni mobili per la salute e che abbiano come caratteristica il fatto di essere sane, efficaci e utili ovviamente per la società in generale. La nostra missione è quella di creare conoscenza basata su prove scientifiche e su aspetti critici che fanno sì che nascano queste applicazioni per la salute. Lo facciamo portando avanti una serie di azioni, prima di tutto con una squadra interdisciplinare che include professionisti della salute, tecnologi, sociologi, tecnici sociologi, specialisti nei dati e che permettono di riflettere come sviluppare queste applicazioni per la salute e come si possono applicare in modo concreto. Quindi vediamo come questo può influenzare in questo senso l'osservatorio appena creato l'anno scorso, è stato appena creato almeno in una fase iniziale c'è stato uno sviluppo per analizzare i comportamenti, per fare delle valutazioni di applicazioni mobili, quello che noi definiamo la coevaluazione, valutazione di queste applicazioni con gli utenti. Attualmente stiamo sviluppando alcuni progetti, in particolare uno con questo sforzo di sviluppare, di integrare un unico sistema di salute digitale in Argentina, collegandolo con altri sistemi di salute digitale nel mondo. In particolare stiamo vedendo come, collaborando con l'Osservatorio di Tecnologie di Salute Digitale, di cui abbiamo parlato poco fa, abbiamo un progetto che per il momento è quello che ci prende più energie, cioè co-sviluppare un'applicazione per i pazienti con cancro che sentono dolore. Questa è una sfida molto interessante perché ci sta permettendo di scoprire e di caratterizzare i punti critici che possono aiutare nell'applicazione di queste applicazioni tra i professionisti della salute e tra i pazienti. Infine stiamo portando avanti, anche siamo in fase preliminare ancora, una valutazione di utilizzo in un progetto che ha a che fare con l'igiene del sonno, un progetto sviluppato nell'ambito della pandemia. Questo è quello che stiamo facendo al momento e volevo semplicemente fare una piccola presentazione e una piccola proiezione su come tutto questo può avere degli effetti sull'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica da qualche anno a questa parte ha osservato e sta puntando sullo sviluppo di applicazioni mobili con l'obiettivo di applicare le terapie digitali, chiamiamole così, per accompagnare la terapia con medicinali, quindi accompagnandola con applicazioni mobili. E questo in qualche modo crea nuove opportunità per lo sviluppo nel business del mondo farmaceutico e questo ha a che fare con il fatto di poter ottenere dati circa i pazienti in modo
più istantaneo. Questo potrebbe essere anche visto da un punto di vista della medicina personalizzata. Il nostro accento sono una serie di sfide che hanno a che fare con la capacità e con le conseguenze di queste applicazioni mobili tra i professionisti sanitari e i pazienti. Che rapporto possono creare quindi? Il problema del rispetto di queste tecnologie è associato a diverse questioni che possono avere a che fare con la cultura, con il lavoro, e in questo senso cerchiamo di conoscere, cerchiamo di fare in modo di sapere molto di più da parte del professionista sanitario, quando ha una tecnologia di questo tipo tra le mani, anche dal punto di vista del paziente. Quindi quello che vedremo nel futuro immediato, soprattutto dagli inizi della pandemia, è che compariranno ricette mediche e anche delle applicazioni mobili per poter avere una sorta di ricette mediche personalizzate per tutelare la salute dei pazienti. E questo crea un'opportunità, questa è una sfida che stiamo affrontando. Ci sono diversi investimenti all'interno della compagnia in questo senso, e si cerca anche di trovare delle startup che si occupano di questo tipo di sviluppo per dare un valore digitale ai business che vengono sviluppati. E in questo senso l'osservatorio sta cercando di dare il suo contributo per la creazione di conoscenze per poter aiutare anche l'inserimento di queste tecnologie nel mondo della produzione farmaceutica, in modo che venga effettuato in modo sano e sicuro ed efficace. Questa era la mia presentazione, grazie mille a tutti quelli che mi hanno ascoltato. Grazie mille, Dario. Una presentazione molto interessante. Adesso passo la parola a Gabriel Christian Apsi, ingegnere elettronico, riferimento per l'area aerospaziale di INVAP. INVAP è un'azienda ad alta tecnologia che si impegna nella progettazione, nella costruzione di equipaggiature e dispositivi in zone di alta complessità come energia nucleare, tecnologia spaziale, industriale, forniture mediche e scientifiche. INVAP sviluppa la tecnologia spaziale, quindi conta con un'esperienza nelle infrastrutture e un capitale umano necessario per gestire il ciclo di vita completo dei progetti. Molto bene, grazie a tutti. Mi sentite bene? Grazie al Ministero per lo Sviluppo Produttivo, al Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata Italiana per aver organizzato questo evento. INVAP è un'azienda fondata nel 76, quindi ha 45 anni, e nel scenario locale e nello scenario internazionale, a partire dai progetti coinvolti. Si tratta di una società che si trova nella provincia del Rio Negro, una provincia argentina. Nonostante il fatto che sia un'azienda statale, INVAP coopera come un'azienda privata e non ha nessun tipo di assegnazioni di budget da un governo e non ha neanche delle esenzioni dal punto di vista fiscale, quindi in pratica opera come qualsiasi altra azienda privata e, come dice il nostro CEO, viviamo di quello che vendiamo. L'attività, come detto poco fa, è divisa in quattro dipartimenti: nell'area nucleare, spaziale, nella sicurezza dell'ambiente e nell'area del sistema medico. Abbiamo delle vendite annuali di circa 200 milioni di dollari, abbiamo circa 1.300 dipendenti, l'80% sono, un poco più dell'80% sono scienziati, ingegneri o tecnici. Inoltre abbiamo diverse filiali in tutto il mondo, soprattutto nei luoghi
in cui abbiamo progetti in corso o abbiamo eseguito progetti come ad esempio l'Australia, il Brasile, l'Egitto, gli Stati Uniti, Venezuela, Arabia Saudita e Turchia. Per quanto riguarda il Dipartimento Spaziale, abbiamo tutte le capacità che fanno sì di seguire tutta la filiera nella produzione di satelliti, quindi dalla definizione della missione, dove vediamo insieme al cliente e definiamo che tipo di missione è necessaria in funzione delle necessità, appunto. Poi abbiamo il livello di progettazione completo, la progettazione dei dettagli dei satelliti, la fabbricazione, il montaggio, l'assemblaggio, le prove funzionali e ambientali che sono necessarie per verificare che il satellite effettivamente risponda alle necessità e infine la campagna di lancio. Parallelamente svolgiamo compiti insieme al cliente nell'implementazione del centro di controllo della missione, quindi i clienti gestiscono i loro stessi satelliti, poi operazioni di lancio e di prime lanci in orbita, poi la messa in servizio della piattaforma, le operazioni svolte in orbita e poi per quanto riguarda la parte di prodotti e servizi che realizzeranno effettivamente questi satelliti. Vorrei parlare un po' della nostra eredità, della nostra esperienza. Abbiamo iniziato come un contrattista principale di satelliti di osservazione della Terra negli anni 90 circa da parte della nostra agenzia spaziale che si chiama CONAE. Nel 96 abbiamo lanciato un satellite SAC-B, SAC-A nel 98, SAC-C nel 2000 e SAC-D nel 2011 e questi satelliti sono stati lanciati in cooperazione con la NASA. Poi nel 2000 è iniziata una collaborazione tra l'Argentina e l'Italia per creare i satelliti SAOCOM da parte del SIAE che è stata menzionata oggi. Attualmente abbiamo in orbita il SAOCOM 1A e il SAOCOM 1B che stanno lavorando insieme ai quattro satelliti dell'Agenzia Spaziale Italiana per la produzione di informazioni per i nostri paesi e per il mondo in generale, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione di grande impatto. Al momento stiamo lavorando anche su un satellite che avrà applicazione sul mare con alto impatto per quanto riguarda l'ambiente e si chiama Sabia Mar con una collaborazione tra Argentina e Brasile. Per quanto riguarda i satelliti di comunicazione, siamo stati e siamo i contrattisti principali per la ARSAT, che è l'agenzia di comunicazione principale. Nel 2014 e 2015 abbiamo lanciato l'ARSAT 1 e 2 per i servizi di comunicazione in Argentina e nel continente americano. Attualmente stiamo lavorando per l'ARSAT di seconda generazione, che è un satellite innovativo che include nuove tecnologie, e le più nuove che esistono sul mercato, sono quindi all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia satellitare. Andando a vedere le capacità che abbiamo, non vado nei dettagli, sono tutte scritte qui se volete leggerle. Comunque in particolare una delle caratteristiche di INVAP rispetto alle altre aziende è che abbiamo tutto quello che abbiamo, di cui abbiamo bisogno ce l'abbiamo in-house, quindi tutto quello che serve è dentro all'INVAP, non dipendiamo da altre aziende. Nonostante ciò, una delle caratteristiche più importanti dell'INVAP è l'ecosistema, che costituisce con altre aziende, con altre organizzazioni di scienze e tecnologiche. Ad esempio sulla destra potete vedere che l'INVAP, come committente principale della CONAE, ha seguito un progetto molto complicato che, come il SAC-DEC, non soltanto ha coinvolto diversi paesi anche stranieri, ma ha coinvolto anche l'intero sistema di scienze e tecnologie argentino, così come 139 aziende argentine. Di queste 139 aziende, circa un 60-65 sono imprese tecnologiche che sono state sviluppate dall'INVAP
erano aziende che esistevano già e l'Invapli ha contribuito a svilupparle ulteriormente per poter fare in modo che ottenessero i livelli di qualità necessari per l'industria spaziale. Oppure imprese che sono state sviluppate dall'Invap e che oggigiorno esportano e creano prodotti e servizi non solo per il nostro paese, ma anche per l'estero. Per concludere, vediamo la fine della catena di valori. I satelliti si occupano quindi di osservazione della Terra. Abbiamo anche aggiunto altre fonti di dati nella parte di Data Analytics. Oggi forniamo servizi per quanto riguarda l'agricoltura di precisione. Abbiamo una piattaforma che permette questo servizio. Permettiamo la valutazione degli investimenti, gli allarmi su. Processiamo immagini e dati utilizzando tecniche di machine learning e sviluppiamo anche valutazioni per compagnie di assicurazione oppure sosteniamo organizzazioni e istituzioni della nazione per generare valore a partire dai dati, non soltanto immagini satellitari, ma qualsiasi tipo di informazione che possa dare un tipo di valore nel suo trattamento. Grazie mille per l'attenzione e lasciamo la parte delle domande alla fine. Grazie mille, Gabriel. Adesso passo la parola a Maximiliano González Kunz, imprenditore specializzato nelle nuove tendenze tecnologiche, socio e membro fondatore della compagnia di tecnologia come gruppo Nucleo Delta e CEO di Neutron. Neutron è un acceleratore di progetti tecnologici del gruppo Nucleo e tra i progetti inclusi in questo acceleratore c'è InnovaSpace che fornisce una piattaforma che ha rivoluzionato la tecnologia satellitare per dimensioni, basso costo di lancio e prestazione di servizi. Massimiliano, a te la parola. Ci sei? Sei connesso? Sì, pronto? Eccomi. Mi sentite? Mi sentite bene? Bene, prima di tutto, grazie mille alle due ambasciate, alle autorità che rendono possibile tutto questo, soprattutto a Maria e a Cintia per il sostegno e la passione che con cui appoggiate e sostenete le start-up e la conoscenza in Argentina. Questo è molto importante per un paese federale. Si vede bene la presentazione? Sì, perfetto, perfettamente. Bene, allora prima di tutto una piccola panoramica di quello che è Neutrone, un acceleratore di progetti a base tecnologica. Veniamo dal Mar del Plata, che è una città in provincia di Buenos Aires, in Argentina. Però oggi acceleriamo compagnie di diversi luoghi del paese, soprattutto su base tecnologica e anche al di fuori del paese. Non forniamo soltanto finanziamenti, ma occupiamo anche di tutto quello che una startup necessita. Quindi abbiamo un team multidisciplinare per occuparsi non soltanto dell'analisi, ma ci occupiamo anche di marketing, finanza, consulenza legale, perché ci sono startup che possono avere una base solida e molte partono da un'idea, come vedremo più avanti, hanno bisogno però di tutto un team per costruire un'azienda. Rapidamente abbiamo un'idea di business, una proposta. Abbiamo a disposizione un'iniziativa, poi si passa a fare il business plan che sia fattibile, poi facciamo diverse valutazioni tecniche. Abbiamo dei casi in cui partiamo piano piano e poi acceleriamo e poi abbiamo un team che si occupa del progetto a tutto tondo. Prima di tutto, quindi abbiamo una preselezione, un bando, una preselezione, poi abbiamo un comitato multidisciplinare che analizza
e valuta le diverse proposte. C'è una presentazione, un colloquio, un'analisi della proposta e poi una consulenza tecnica e un'offerta di investimento. Se c'è un accordo, parte quindi l'accelerazione. Ora vediamo brevemente le startup che oggi stiamo, di cui ci stiamo occupando. Andromeda è una compagnia di software che oggi ha uffici a Tandil, Mar del Plata, a Buenos Aires e negli Stati Uniti. Tra le soluzioni ha un motore biometrico, che è un prodotto proprio dell'azienda, che si utilizza per fare valutazioni biometriche. E in tutti i momenti in cui si necessiti la sicurezza delle persone. Poi abbiamo un team molto forte nella parte di e-commerce e anche di marketplace, e avendo anche un sostegno da parte delle banche per le piccole e medie imprese. Delta è una compagnia di marketplace digitale, non ha locali fisici, ma si utilizza molto la tecnologia per sviluppare e trovare sinergie con il sistema bancario, con diversi collegamenti della piattaforma, che sia mercato privato, pubblico, e genera un'analisi quindi di comportamenti delle persone per poter generare vendite. Esiste già da diversi anni e ha a disposizione un team molto ridotto e senza locali fisici. Foreyas è una startup che stiamo accelerando da poco, fa parte di imprenditrici che hanno un luogo che si chiama Tecnologicas, che cerca di avvicinare tutte quelle persone alla tecnologia dando sostegno. E ora stanno creando un marketplace in cui, con un sistema abbastanza innovativo, cercano di rivolgersi a piccoli imprenditori e imprenditrici per offrire i propri servizi e le soluzioni. Assegurado.com è una piattaforma di un'applicazione di vendite di polizze assicurative online. Qui è molto evidente il sistema di sinergie, perché non c'è soltanto l'accelerazione, ma tra le varie compagnie di questo sistema cominciano anche a fornire servizi. Hanno i servizi di Andromeda per creare un sistema nella parte delle assicurazioni molto innovativo e molto tecnologico. Sono collegati con la maggior parte delle compagnie e si tratta di un servizio al 100% online, quindi si inizia una polizza assicurativa completamente online, ma si possono anche lavorare su prodotti di nicchia, ad esempio prodotti per la mobilità sostenibile, in modo tale che si possa creare un'assicurazione anche per i più giovani. Quindi si stanno creando molti sistemi privati anche. Su QRCode c'è un'applicazione che è nata da madri che hanno figli con diabete e hanno creato un'applicazione che vuole aiutare e sostenere il quotidiano dei pazienti, soprattutto dei ragazzi che hanno diabete. E quindi organizza le attività quotidiane, le medicazioni e crea una comunità, una community dove possono scambiarsi consigli, proposte, soluzioni per reagire meglio in questo senso. Daytres è una startup, è una compagnia che ha già due prodotti molto forti. Uno è un sistema di allarme, che si completa con il sistema d'allarme monitorato, e ha una rete privata, dove si crea una connettività in ambienti di case al 100% digitali per l'utente e la possibilità di collegarsi in modo dinamico. Ha già più di 20.000 dispositivi venduti in tutta l'America Latina, lavora in Colombia, in Messico e in diversi paesi. Inoltre, prossimamente lancerà il suo misuratore di energia intelligente, concentrandosi in particolare sull'elettricità per lavorare in paesi emergenti. L'80% della popolazione oggi vive in questi paesi e quindi l'obiettivo è quello di poter aiutare la gente nel loro consumo quotidiano energetico e fornendo diverse prestazioni attraverso uno stesso sistema.
Whiteboard Games è una startup nata da 7 ragazzi della scuola Da Vinci di Buenos Aires. È un'azienda che crea soluzioni per il mondo dei videogiochi. Oggi stanno lanciando il primo videogioco che si chiama SC Red, nella piattaforma più importante del mondo per la vendita di videogiochi. Il lancio si farà a marzo dell'anno prossimo. Oggi si può provare, si può scaricare il gioco in modo tale che si possa comprare una volta lanciato. Però quello che è importante nell'industria dei videogiochi è che oggi l'industria nel suo insieme fattura più dell'industria della musica e del cinema insieme, quindi è senza dubbio è l'industria del futuro. Local Mining è una compagnia, una startup che si occupa delle criptomonete. Il primo lancio è stato nella città di Mar del Plata e l'idea è nata per poter attirare e far modo che le persone possano entrare nel sistema delle criptomonete e in particolar modo lavorare in diverse soluzioni, come ad esempio organizzazioni e in altre soluzioni nel blockchain che si possono abbinare, quindi per quanto riguarda il bit e le criptomonete, soprattutto attrae i giovani e quindi i giovani del futuro. IBRO è un'organizzazione in cui il leader del progetto è un ex giocatore di football, calcio professionista dell'Argentina. Abbiamo fatto in modo che la sede fosse Mar del Plata e oltre che competere nella Lega Mondiale dei videogiochi, vuole anche creare un sistema in cui stiamo lanciando un'accademia adesso in Mar del Plata per attirare i ragazzi e vediamo che il gaming può attirare i ragazzi e può far sì che si studino oppure si sviluppino in qualsiasi categoria che può includere un videogioco. Quindi in un nerd, in qualcuno che sta sempre davanti al computer, noi vediamo un attore potenziale del futuro nell'economia della conoscenza. Black ID è un'applicazione invece che crea una community, aiuta le persone ad avere esperienze positive in quello che è divertimento, la vita notturna e quindi delle uscite attraverso un'applicazione con un sistema di codici QR, può creare un sistema mediante il quale quando una persona arriva in una città, in qualsiasi posto del mondo, può avere tutta una serie di eventi, cinema, teatro, oppure spettacoli teatrali, eventi privati o pubblici, e quindi può prenotare da di lì e creare quindi una lista e prenotare anche un tavolo per andare a mangiare oppure fare delle prenotazioni. E questo fornisce quindi anche ai commercianti un ambiente sicuro e controllato. Soprattutto quest'oggi nel tema del post-pandemia è importante poter aprire i locali notturni in un ambiente controllato e sapere online che cosa sta succedendo in tempo reale in quel luogo. E quindi è una soluzione che crea poi una community che vuole crescere sempre nel tempo. Infine Nova Space, ho fatto una slide solo per questa, è una startup e questo è uno dei migliori esempi dell'importanza dell'economia della conoscenza, cioè di quello che può dare a questo tipo di industria. È una startup che è nata da una scuola tecnica, la scuola tecnica numero 2 del Mar del Plata, di un'idea di un professore e dei suoi alunni, che hanno avuto l'idea, hanno intrapreso un cammino, molti cammini diversi, e abbiamo trovato poi una soluzione, ci siamo conosciuti e dal di lì abbiamo continuato a sostenerli, ad accelerarli.
e vogliamo mostrare quindi, al di là del successo che hanno avuto, l'importanza del sistema che può generare, quindi un progetto di una scuola. Adesso partecipano già oltre 15 persone. E ha ancora moltissima strada da fare in futuro. Neutron ha creato la prima accelerazione, abbiamo avuto un fondo, un investimento a fondo perduto e poi dopo hanno ottenuto premi. Il primo premio dell'innovazione argentina, il primo premio dell'innovazione, sono arrivati in finale anche per diversi premi, hanno ottenuto diversi riconoscimenti per quanto riguarda la tecnologia e l'hanno riconosciuti anche come migliore startup, avendo una borsa di studio di 5 settimane nell'Università della Silicon Valley. È arrivata anche in finale tra moltissime, e ha vinto anche tra moltissime altre startup del concorso Naves come migliore startup tecnologica della regione. Hanno vinto quindi un viaggio a Tel Aviv per presentare la loro proposta. Venerdì scorso, quindi fa pochissimo tempo fa, hanno iniziato una sinergia con una compagnia, un'altra startup argentina. Abbiamo fatto la prima prova, la missione zero, e per 5 ore, al di là del lancio che è stato un successo, abbiamo provato tutti i sistemi e per 5 ore abbiamo provato ad emettere dati non soltanto a Mar della Plata ma anche a Buenos Aires e in Perù. E questo ci ha dato molti stimoli e molte volte di molta voglia di continuare in questa direzione. Abbiamo già organizzato tutto per il lancio con Argo Orbital. Di altri 5 satelliti. E da qui vediamo quindi il nostro obiettivo, che è poter nei prossimi 5 anni lanciare una costellazione di 100 satelliti. L'importante è che questi satelliti di Nova Space sono pesanti 500 grammi e sono grandi 5 cm per 5 per 10, quindi questo crea un sistema molto economico, quello di cui si parlava all'inizio del discorso, e si può ottenere una costellazione in modo molto economico e si possono quindi fornire comunicazioni all'80% della superficie del mondo. Ben, lascio le domande per la fine, però per il momento grazie mille per avermi ascoltato. Grazie mille Massimiliano, grazie a tutti per aver partecipato, è davvero molto importante per lo sviluppo dell'ecosistema condividere queste esperienze, è molto interessante anche vedere come in queste nuove tecnologie continua l'innovazione, continua lo sviluppo di diverse tecnologie e di business anche. Dalla direzione della sottosegreteria dell'economia e della conoscenza con il programma Soluzione, durante l'ultimo anno abbiamo finanziato 23 startup dell'economia e della conoscenza per circa 188 milioni. E questo è un esempio dell'interesse che portiamo nei confronti dello sviluppo di nuovi business e nuove aziende nel settore dell'economia e della conoscenza. Approfitto dell'occasione per fare alcune domande a Emil per andare poi avanti con la conclusione. La domanda che volevamo fare riguardava i modelli di business che di solito selezionano per lo sviluppo di queste tecnologie e di queste nuove aziende. Se si concentrano più a uno sviluppo integrale o se si concentrano più sul packaging tecnologico per creare i brevetti di tecnologie e di know-how attraverso le proprietà intellettuali e se stanno investendo su startup di latinoamericane e qual è quello che gli interesserebbe circa le startup della regione. È una gran bella domanda, ti ringrazio. Io
Quello che sto osservando anche a seguito delle mie esperienze internazionali con le scale-up, parlo di scale-up perché quando si tratta di attivare relazioni internazionali è più opportuno ingaggiare aziende che non sono proprio in una fase early stage, ma che comunque hanno già avviato il loro processo, quindi hanno già la capacità, se non di essere già sul mercato, di arrivarci a breve. E, in questa esperienza io ho visto di tutto, nel senso che la mia attenzione è più sulle aziende che fanno tecnologia, più che quelle che fanno servizi che usano tecnologie. Cioè, se noi vogliamo dividere le startup che fanno innovazione in due grandi gruppi, quelle che rivoluzionano settori industriali ma usando tecnologie che ci sono, pensa al delivery, pensa ai nomi anche che hanno fatto grandi quantità di denaro in questi anni, ma che se ci pensi non hanno inventato nuove tecnologie, ma hanno usato in modo intelligente le tecnologie che già c'erano. E poi ci sono le startup che invece sviluppano tecnologie, cioè sviluppano cose nuove, fanno pezzi di tecnologia nuove in tutti i settori. Ecco, quelle di questo secondo gruppo, sono a mio avviso le più interessanti, anche perché sono quelle poi più difficili da replicare, sono quelle dove poi i talenti si esprimono meglio, sono quelle dove poi puoi applicare tutti gli strumenti di proprietà, di protezione della proprietà intellettuale come i brevetti. E queste sono anche quelle che interessano di più a livello internazionale, interessano di più gli investitori, almeno oggi, insomma, questa è la tendenza che io vedo, e soprattutto interessano di più i potenziali partner industriali, le grandi aziende che sono alla ricerca di innovazione che può aiutarle a sviluppare ulteriormente il loro business. Quindi io personalmente punterei più su queste, quindi su modelli di business che siano più B2B che B2C, quindi business to business che business to consumer, e più concentrati sulle tecnologie. Possiamo parlare di space tech, possiamo parlare di biotech, possiamo parlare di deep tech, possiamo parlare di fintech, se volete, ma l'importante è che ci sia un elemento di innovazione tecnologica. Ecco, le startup che abbiamo sentito da Neutron, mi sembra che per la gran parte, per esempio, vadano in questa direzione, e quindi è un segnale. Quindi io starei attento su quelle, e starei attento, io punterei sulla creazione di business veri. Quando io vado a fare le missioni in Giappone, in Australia, in Singapore, in India, la prima cosa che faccio è cerco di capire quali sono, che poi vado nelle città più che nei paesi, per cui cerco gli ecosistemi, diciamo, più territoriali che non nazionali. Comunque cerco di capire quali sono le principali voci dell'economia locale, cioè in quali settori lavorano di più, in quali settori quel territorio ha le sue maggiori interessi, e quindi poi magari si fa scouting di startup che vanno su quel tipo di settore. Lo stesso vale quando faccio questa operazione, invece che legata agli elementi geografici, legata agli elementi dell'open innovation. Quando, per esempio, in questo evento che sto facendo in India, ho aziende che fanno mobilità, che fanno digitale, che fanno energia, che fanno banking, e mi chiedono di trovare delle startup che con innovazione in questi settori. E quindi ragioniamo per questo. Comunque, in sintesi, sperando di rispondere in modo puntuale alla tua domanda, tecnologia e B2B sono in questo momento elementi interessanti, discriminanti. Tutto molto chiaro, Emil. Grazie mille per la risposta. Bene, grazie a te. Sono felice di essermi espresso bene. Fare il giornalista aiuta. Esplicato bene. Sì, passo adesso la parola a Mariana Ferreira, direttrice
nazionale dello sviluppo per l'economia e la conoscenza per concludere questo incontro. Buongiorno a tutti, e è un piacere essere qui con voi e anche sostituire Maria in quest'ultima parte. Quindi è davvero un piacere essere qui, è impressionante ascoltare tutte queste esperienze innovative concentrate sulle start-up. E visto che è già passato un po' di tempo, una delle prime conclusioni che risulta è l'importanza di questi incontri, e cioè l'interesse condiviso nel conoscere esperienze che possono promuovere la tecnologia come un elemento di traino della produzione, sia per quanto riguarda le politiche pubbliche, come diceva Maria poco fa, e in base anche a quello che stiamo sviluppando noi nel Ministero, come esempio concreto di sviluppo tecnologico nelle imprese argentine e anche italiane. Quindi questa è la prima conclusione più importante di questo incontro. La seconda è che l'incontro ha ottenuto due obiettivi: condividere le esperienze di sviluppo delle start-up nei settori strategici come l'aerospaziale, come le aziende argentine e italiane, e la loro collaborazione nelle tecnologie per la salute, che è di interesse molto particolare dato anche il contesto attuale di pandemia. È un settore quindi che ha capitalizzato l'aspetto negativo della pandemia. E quindi abbiamo visto anche delle strategie di sviluppo di fornitori, piccole e medie imprese o startup ad alto contenuto tecnologico. Poi c'è anche la questione delle nuove aziende, è stata affrontata dando esempi di aziende che investono sull'innovazione, come fondi di rischio nel caso italiano, come progetti all'interno di altre aziende tradizionali. Abbiamo visto i tre casi delle aziende italiane. Nel primo caso si concentrano più sulle scienze relative alla salute, poi nell'economia spaziale, e poi nel terzo caso sullo sviluppo e dell'invenzione del sviluppo, come ha detto Emil, anche come strategia di maturazione delle start-up. Abbiamo visto lo stesso anche nel caso dell'Argentina, dove l'Osservatorio dell'Ecosistema di Salute Digitale ha mostrato giustamente l'importanza di digitalizzare i processi e le terapie mediche, dove si tendono ad avere applicazioni di monitoraggio, e l'importanza che ha questo sugli effetti su altri settori, come ad esempio il settore delle prove cliniche. Quindi quanto sia importante per portare avanti una buona prova clinica digitalizzare la cartella clinica, ad esempio, digitalizzare il sistema sanitario per poter seguire con un monitoraggio importante e efficace per quanto riguarda il risultato di queste prove cliniche. Con Imbap abbiamo visto come vengono coperti tutti i valori nella catena, quindi come lavora in termini di azienda che fornisce qualsiasi tipo di servizi e prodotti. Non serve dire che per gli argentini Invap è un'azienda di cui siamo molto orgogliosi, per non parlare di quello che è stato Neutron. Sembra che Mariana abbia avuto un problema tecnico con la connessione. Immagino che avrebbe parlato dell'importanza del lavoro che stanno facendo insieme a Neutron, accompagnando e accelerando progetti su base tecnologica e quello che stanno facendo quindi. Marco, non so se vuoi prendere la parola. Sì, Cinzia, grazie mille anche agli oratori argentini. Sono stati interventi estremamente interessanti, e molto chiari e rapidi, e che hanno affrontato appunto i temi di interesse di oggi. Spero che questo incontro, come già successo in passato, possa creare nuove opportunità di collaborazioni concrete. L'Italia e l'Argentina, in quanto alle start-up, hanno già lanciato diversi progetti insieme, come abbiamo parlato all'inizio con il Global Startup Program.
o con il visto per le start-up in italiano, a cui hanno fatto domanda diversi argentini. Quindi speriamo che l'incontro di oggi possa rappresentare un'ulteriore occasione per approfondire e migliorare ancora di più la nostra collaborazione. Bene, grazie a tutti. Quindi continuiamo con il tema startup. Cinzia, con il prossimo concorso sulle economie circolari che stiamo organizzando. E quindi invito tutti a seguire la nostra pagina YouTube perché parleremo presto di questo tema. Grazie mille anche alla Fondazione Simbola, grazie a Simbola e a Emil ancora. Grazie a voi.